Ciao a tutti ragazzi, l'Alessia, benvenuti in questo nuovo video. Oggi voglio parlare di cinema, un argomento un po' diverso dal calcio intanto. Il cinema è un'altra grande mia passione, sono appassionato tanto di film di fantascienza, di azione, Spider-Man, Hulk, Avengers, di Fantastici 4. Mi piacciono molto come film, come genere, li ho sempre seguiti. Mi piacciono anche molti film comici, d'amore, Però una passione, forse di fantascienza, di azione, eccetera. Fin da piccola sono appassionata, li so tutti. Insieme a mio fratello e mio padre facciamo un trio che andiamo a vedere tutti. Allora, oggi sono andata a vedere e volevo parlare del film Alita, l'angelo della battaglia. Allora, il regista è il regista del film che ha fatto i film Titanic e Avatar. Che il regista di Avatar si vede da come sono stati fatti i cartoni e il fumetto, di Alita. Si vede che è fatto loro perché sono simili i disegni, come è fatta Alita, di cartoni, eccetera. Si vede che il regista è lo stesso di Avatar. Ma il voto al film per me è un 8. 8 più forse pure, non di più perché poi vi spiego perché non ho dato né 9 nel 10. allora Partiamo da un film molto bello, bello. ha una bella trama. È preso dal manga, è preso da un manga del 1990 che si chiamava Alita, l'angelo della guerra, della battaglia. Battaglia. È preso dal 1990 da questo manga ed è stato ripreso da questo e poi ci hanno fatto scene sopra, tipo libro, film, fumetto. Allora, l'idea è molto bella, ci sono gli Effetti speciali sono bellissimi, da 9 ai 10. è bella la trama di lei, tutta la sua storia di questo ragazzo che Si si innamora, che è un... umano, che poi a un certo punto diventa anche robot come lei, un cyborg. È bellissimo, tutti gli effetti speciali, il film dura 2 ore e mezzo, un film piacevole da vedere. Sì, ha molte imperfezioni, nel senso che far morire il ragazzo all'ultimo, dopo Poi hanno fatto di tutto per farlo insieme, vivere. si trasforma. Sarebbe stato bello se fosse finito con che stavano insieme, perché comunque già film abbastanza tutta una battaglia, una guerra, eccetera. Avrei preferito che almeno alla fine si La mettessero insieme. morte di lui è un po' rimasta male. Perché speravo che finisse bene, perché comunque, sa, era bene il lieto fine, lo so. Che a volte le storie devono andare in forza così, devono seguire i manga, i fumetti, però è cambiato l'ultima parte. L'ha cambiata, hanno fatto un film un po' più romantico nel finale, già più film, una battaglia, una guerra, eccetera. Violenze. Hanno fatto finire una storia d'amore, Si hanno posto preso molto da... un manga, eccetera, insomma, hanno fatto finire diversamente. Do 8 più massimo, non 9 e 10 perché non c'erano molte imperfezioni. a tratti a Era volte un po' troppo. in continuo, sempre solo battaglie, violenza, robot, cyborg, il mondo sopra che fa capire che è una discarica e che nel 2000, non ricordo adesso quale, sarà così, non lo so, a tratti l'ho trovato un po' monotono e aveva molte imperfezioni, voluto secondo me anche che ha dovuto seguire un po' il Manga manga e molte e scene l'hanno dovute adattare. adattare. Perché comunque riprodurre un manga, fumetto, e riprodurlo facendo un film non è facile. E ci sono Molto molte dovute adattare perché secondo me molte scene non mi sono sono piaciute. Però comunque è un film molto bello, con una bella storia, una bella... trama. Lei è una bravissima attrice, la protagonista. Anche il ragazzo che si innamora Lei di lei. ha una bella trama, belli effetti speciali. Piacevole. Il finale non mi è piaciuto tanto, l'ha fatto finire diversamente, ma vabbè, non so se... Tutto che dovevano seguire il manga e la trama era qui. Sì, la male l'ha fatto finire diversamente. Per il resto invece... Film piacevole, io credo che chi ha seguito il manga non gli sia piaciuto molto il film, perché comunque il manga è molto diverso dai film. Il film in quelle 2 ore deve un po' raccontare tutto, deve fare un giro di tutto, eccetera.
diciamo a seguire il manga non penso che Chi invece, secondo me, visto film come me, che il manga non lo conoscevo, di questo Alita, penso che il film mi piaciuto. più perché si poteva fare molto di più secondo me alcune scene è un po' troppo violento fa vedere sempre solo battaglie Gente che muore muore, gente così. però è una bellissima trama, mi sono appassionata a lei perché fa vedere dall'inizio Lei che è una ragazzina che viene dal nulla nulla, che è un cyborg costruito e diventa a un mano con un cuore artificiale, che fa la battaglia, che comincia a mangiare come le persone normali, che si innamora di lui, che diventa una un guerriera da angelo. bella storia, bella trama, commosso anche, a tratti mi ha anche commosso con l'inventore che l'ha creata, Cyborg, che l'ha fatta diventare normale, che l'ha presa come una figlia, e sono molto Legata commossa a da lei. lei, mi piace molto la storia, la trama molto commovente, e drammatica anche a tratti, mi è Molto insieme un bellissimo film che io consiglierei di vedere perché comunque sono 2 ore e mezza quasi di effetti speciali bellissimi, effetti speciali 9 e 10 con una bella trama. migliorabile, sì, però comunque ripreso dal manga, alcune cose non si possono fare, ma gli effetti speciali sono bellissimi. È stato il film dell'anno dove, per essere il film dell'anno, mi aspettavo solo qualcosina in più, ma non so se è dovuto che dovevano riprodurre il manga o è stata un'imperfezione loro, ma per avere 9 e 10, no, 8 più no. Però nell'assieme è un bel film che ti coinvolge, bella Trama, trama, il finale. avrei cambiato, sarà che io sono più sentimentale, ma avrei fatto finire con lui che stavano insieme, morire lui all'ultimo non mi è piaciuto, perché comunque C'è da dire che comunque potrei finire diversamente. tutto il film è abbastanza intenso, battaglie, guerre, lei che soffre molto perché spesso viene uccisa, poi si rifà il corpo con un'armatura e diventa più forte, diciamo Comunque è che abbastanza è intenso. intenso, però si sono voluti riprodurre al manga, che penso che il manga finisce così, vedi che non l'ho seguito. Per il resto, bel film, bravissimi attori, sia lei, Alita, che... Che il fidanzato, il dottore che poi la trasforma ed è come un padre per lei. Un bellissimo film, l'ho Oggi, visto molto piaciuto. ultimamente. E lo seguirei, consiglio a tutti di vederlo, è un bellissimo film, 8 più proprio. Da seguire perché ci sono tantissimi effetti speciali. Speciali, tantissime battaglie, tantissimi scontri. Okay. Violento però ovviamente sempre nel Limite, perché comunque sono robot che si uccidono, cyborg, non è chissà che cosa, però comunque un film che farei consigliere volentieri a tutti. Vi consiglio di andare a vedere al cinema perché sono 2 ore e mezza molto, molto belle. Sono a tratti a volte un po' noioso alcune scene, però per il resto è molto un film sentimentale, emotivo anche, drammatico anche, molto drammatico, che ti colpisce. capisce, solo l'inizio del film, i primi 10-15 minuti un po' monotono. Un po' noioso, per il resto è tutto in salita. Bellissimo Bellissimo. film, bell'idea del regista di rifarlo dal manga. Non c'è un continuo ovviamente, penso, perché comunque è ripreso dal manga, non credo ci sia un continuo, infatti si è capito. Bel film, Direi di andare a vedere a consiglierei tutti. tutti, 8 più pieno, però poteva me è un po' imperfetto. È un bellissimo film, ma un tantino imperfetto, si poteva fare qualcosina in più. Per il Adesso consiglio di vedere. sì, mi è piaciuto Tutto questo. video, mettete un bel like al video e fatemi sapere sotto nei commenti se voi avete visto questo film, Se vi è se piaciuto o no, che cosa ne pensate? date, che voi date, se è stato un bel film o no non vi è piaciuto e se andrete a vederlo. Mettete un bel like al video se vi è piaciuto. Piaciuto il mio commento, la mia opinione e l'analisi sul video. Su film. Iscrivetevi al mio canale se non l'avete ancora fatto. Ciao a tutti, ragazzi, al prossimo video.